prosegue a suon di botta e risposta la vicenda del palazzo a rischio nel corso stretto dell'Aquila. Dopo le precisazioni di Gianni Frattale, coordinatore generale di commessa di asse centrale SCARL, interviene l'assemblea del consorzio Filomusi Guelfi, che fa alcune precisazioni. Il consorzio ricorda che nel mese di novembre, mentre era in via di ultimazione il recupero dell'intero consorzio, è stato eseguito il tunnel dei sottoservizi. Durante le operazioni di scavo e di rinterro è avvenuto un cedimento delle strutture di fondazione del consorzio, conseguente alla rimozione del terreno sottostante il piano fondale. Una situazione di cui erano a conoscenza tutti, comune, vigili del fuoco e ditte coinvolte, con un avviso di pericolo della pubblica incolumità sulla viabilità circostante. Nell'impossibilità di una soluzione bonaria, precisa l'assemblea del consorzio, è stato effettuato un accertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU, in risposta al quesito assegnatogli, ha appurato che la responsabilità dell'evento deve ricondursi agli esecutori materiali dell'opera, per l'esecuzione dello scavo e della posa in opera dei manufatti prefabbricati dello Smart Tunnel. Tuttavia, le responsabilità, precisa il consorzio, non devono intendersi come il frutto di un'evidente imperizia di lavoratori non conformi o di lavori errati, ma come la conseguenza di un imprevisto geologico incontrato in corso d'opera, che può accadere in un centro storico come l'Aquila. Il consulente del Tribunale, tra le altre cose, ha accertato che i danni subiti dal consorzio sono di 440.000 euro circa, quelli subiti dalla ditta esecutrice 129.000 euro. Il consulente del Tribunale non ascrive i danni dunque al ripristino del fabbricato, ma agli scavi effettuati per la realizzazione dello Smart Tunnel. Il fabbricato in questi anni, dice ancora l'Assemblea, è stato costantemente monitorato sotto il profilo dell'evoluzione dei dissesti sui piani fondali e il 4 marzo il direttore dei lavori inviò al Comune e ai Vigili del Fuoco un rapporto su questa evoluzione. Il 5 aprile poi il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che ha constatato le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. Si tiene a sottolineare con forza, dice ancora l'Assemblea, che i proprietari e l'impresa affidataria sono vittime incolpevoli di questa vicenda. I proprietari dell'edificio sono estranei a quanto stanno subendo. Non hanno chiesto che fosse scavato il tunnel dei sottoservizi, non avrebbero mai voluto subire questi danni. Intanto sul corso stretto le macchine non possono passare, si continua a passare pedonalmente, ma nelle giornate di lunedì e martedì con ogni probabilità verrà chiuso anche al transito pedonale per permettere proprio la posa in opera dell'opera completa, un tunnel pedonale che permetterà di passare in sicurezza. L'ultima tegola poi, dice anche il consorzio per i proprietari del palazzo, è l'ordinanza sindacale che impone loro di dover sostenere il costo della messa in sicurezza e della costruzione e dello smontaggio del passaggio pedonale.